facciamo solamente l'ingresso.
Dove quando tu compravi da mangiare, eravamo ancora in Italia, io l'avevo mangiato, quando si entra a fare la spesa prima di comprare un po' di pesce, nessuno aveva il cibo. Allora, quello del forchetto era questo coso, che tu mettevi dentro la tua borsina, poi facevi stare e la sera per andare a prendere il cibo. Io ho fatto 20 giorni, non ho mai mangiato la mia roba. Vai, vai, però hai fatto una cosa. Davanti a un insegna c'era scritto: domani sarò chiuso perché devo andare all'ospedale. Presumo di stare 2 giorni all'ospedale, ma se da tra 2 giorni non è ancora aperto, vuol dire che ci sono stato di più, quindi tornate più avanti. Sopra la porta del negozio. Ah, vai che ne l'abbiamo fatta. Ringhio! Ringhio! Vai, non fa capire Giuliano, vai avanti, su. Non è per voi. Ai, 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 non ci passiamo. Sono sempre in discussione, quasi litigiose sui tempi dell'insalata, sui... Ciao ragazzi, vediamo, prendere uno. Ascoltavano la musica. Anche Andrea. Non c'era nessuno, rimasti da tutti. Nicoletta e Fabrizio sono là. Nicoletta si è fermata a mangiare. Ma dove è andata? Io dico poco, quante sono state? 5.000 persone. Il posto bellissimo, fai vedere arrivare in cima al corno alle scale. In cima, però la croce, con tutti i ristoranti, tutta la gente a piedi faceva la merendina del Ferragosto. Insomma, era bellissimo. Andiamo su quel cammino dentro sto posto. Arriviamo dentro pieno così. Dove sei? Viene incontro sto tipo, fa: guardi, non ho paura, guardi che noi siamo quelli del vigile. Oh, per l'amor di Dio, venite. Ci porta dentro, una sala solo per noi, un tavolo apparecchiato solo per noi, ci mette a tavola, fa: quanti siete? Siamo in 14. Siete in 14, allora io vi faccio mangiare per 14, ma dico che siete in 9. Cosa abbiamo mangiato? Cioè, io non credo che una cosa... Abbiamo portato a casa delle borse così di carne dentro il pulmino col frigo, ma non so come fare. Cioè, dice, volete... Ma quanti anni fa questo? L'anno scorso. Ma... da poco si riceve. Sì, torniamo. Io non ricordo neanche dove si riceve. Ma infatti anche noi mentre andavamo su, dicevamo, ma... dove arriviamo? Una balla. Insomma...
Quando è stato il momento di prima due o tre primi, prima gli antipasti, poi sai, gli antipasti di qua sono formaggi, salami. Sono tosti. Ma non abbiamo mangiato. Formaggi, salami, insomma, sono. No, numero privato, no. O dici chi sei, o se no non so chi sei. E, quindi tutti, alla fine degli antipasti, tu potevi già andare via e dire, ma oh, che mangiata che ho fatto. No, dopo c'era tutto, allora due o tre primi, alla fine fa, vi porto le nostre grigliate, castrato, perché sì, poi eravamo a quei livelli lì. Eravate proprio sui montagni, sì. Ce la facevamo più. Dico, guardi, ha detto nove, ma ci porti per due, tre. Dico, no, non ne potevamo più, cioè, eravamo schifati. No, ho detto nove, è arrivato, ha messo sulla tavola quattro vassoi così, alti così di carne. Ma di carne. Cioè, no, non sapevamo come fare. E quando avete speso? Dunque, quando sono andato a pagare, cos'è? 24 a testa, 22 o 24 a testa. Infatti qui è un'altra realtà. Noi lì a Civitella, di Tronto, siamo andati, sono andati a un, dicevo, colorieri, una cresima, il 16 di giugno adesso, cresima e comunione dei figli del fratello di Fabrizio. Causa Covid ha fatto la cerimonia a maggio, poi dopo, appena ha potuto, ha fatto se pranzo. Siamo venuti giù da Bologna, c'era mio figlio con la sua fidanzata. Hanno speso 26 euro, c'era antipasto che già non me mi sono e quindi non è bello sapere se l'hanno già ah, il torrione, eccolo lì, il mastio. Prima c'eravamo proprio sotto anche lei. Finalmente lo vediamo. No, ma prima eravamo proprio lì sotto. È bellissimo. Dopo me lo mangi, Sì, Hai fatto la foto anche a questo? No. Due articoli. Porta Medicia. Santo Stefano di Sassanio. 4 agosto, 8 di sera. Ci scusiamo, ma siamo dovuti andare alla fiera degli ovini. Alla fiera degli ovini, si chiamano lì, povere te. Le pecore, infatti è una macelleria. Infatti le rispetto, perché a me non piace. Questa macelleria. E la pacchi. Ah, perché hai fatto il militare a Roma? Sì, 6 mesi. Ah? Hanno subito raccattato. Hanno subito raccattato. Un altro uomo, terribile. Colpa della solitudine. Dove andiamo?
Ecco, stamattina, che è il 5, ci troviamo a Rocca Calascio, 5 agosto 2021. Rocca Calascio è questo paese qui con una rocca medievale. Adesso andiamo a visitare. E quel paese là in fondo si chiama Colle Vecchio. Dove sta? Ecco. Nel centro storico ci abita solamente una famiglia. Questo centro storico qui c'ha solo una famiglia. Tutti gli abitanti di questo paese sono nel numero strabiliante di 60 persone. Rocca Calascio. Di vento, però si sta per un vento fresco. Sasso. Corno del Gran Sasso. Pure il Gran Sasso c'ha il corno. Com'è dentro? Rosanna, com'è dentro? È bello, c'è una scala. C'è la descrizione. C'è la descrizione che ho fotografato e che te la mando. No, ma insomma, ce l'ho anch'io. Che tempo? Che ore sono, ragazzi? Questo giorno. Beh, c'è tempo, c'è tempo. Sì, Thank you.
Le pecorite smarrelle. Le pecorine smarrelle? Sì, le pecorelle smarrite. E guarda quante gambe! Però ci sono ancora anche nostri. Dov'è? Di sotto siete? Sì, di sotto. Sotto, siamo. Sotto. Questo qua è il cambio gambe, ne prendo un altro. Uri, sei fai acceso. Sì. Campo Imperatore, sul Gran Sasso. Parcheggio camper. Thank you.
arrosticini a go go. E dice il signor Fabrizio che se ne è fatti 30. 30 se ne è fatti, oh! Ammazzalo! Bongiani se ne è fatti 10. Io vero, ma già però due rocchette di salsiccia, molto buona. Ieri sera ci ho provato. Cecca, quanti ne hai fatti? 5 arrosticini. Pochi, e te? 5 a testa più il formaggio. Anche il formaggio era salato. E la salsiccia. E la salsiccia tua e il vino. Cannonau! Cannonau di Elena! Aspetta che vado. Domani l'hanno già grigliato, Io ho visto dei vecchi giovani. Che quattro zampe con il cielo, quindi lo facciamo stasera. Ho visto dei vecchi giovani di andare con la mano così, perché era tutto ingessato. La spalla. Da che cosa? La delle lenti, a cavallo, a cavallo ci aveva la mano. Credevo così, credevo che fosse una cosa vecchia, vecchia di anni fa. Da giovane. Com'è così? Il cavallo è bello da vedere, ma io ho paura. Noi ci siamo andati. Noi abbiamo già dato con i cammelli, i cammelli. L'occhio del cavallo, ma sempre. Che coraggioso. Ma la cosa veramente impressionante era la ricca. Era? Ma poi era la prima, di tutto il giorno. E poi stendeva il cammello così, con l'altro, faceva le riprese. Allora, starabia. Sembrava ora starabia. Io ho la paura, signori, che spasso. Prima ho sentito un gruppo di gente che parlava in romanesco proprio come te. Stanno lontano. La mattina del 6 agosto. Abbiamo detto diamo un po' al lago di Suviano, no? No, questo è veramente. Ci assomiglia. Sono andato a fare il pediluvio nel fiume lì, sento Rentello che. Ma dove? Ma lì? No, lì passando da quel sentiero. Anziché fare la strada delle macchine, c'è una via ciclabile, proprio che costeggia un torrente. Poi ogni tanto c'è una discesina e poi c'è anche un ponticino che si va di là, che c'è una cagatoria dappertutto. Ok, ma io... davvero? Te sei andata a fare la pipì? Vabbè, io sono andata a fare la pipì sulle pacche. Io le tengo morte. Guarda che lui sta documentando. Fai il bagno? Non è... Il lago di Scanno. Ho, 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 ho.
Ma dove stanno i pesci? E qui non si vede. Guarda che sono rimasti là gli altri. Siamo a Scanno. Scanno. Tu? Che vuoi? Cerca il padrone, Lele. Cerca Lele. Ah sì, dai, qui è lei. Eliana? Dov'è tuo bar? Ah, quello lì, che riprende. Entrati in un negozio? Ore, ore, ore di ripresa. No, un attimo, che carine. Facciamo il video così. È così. Aspetta un attimo prima di fare. Piazzettina deliziosa, che poi scende giù le scale e qua poi va sul monte, molto bella. Ma che roba, ragazzi! Il tempio della trama. Il tempo. Ah, il tempo. È bella anche quella Madonnina lì, guarda. Thank you.
Sì. Quindi dalla valle? Me lo sono immaginato. Gli auguro a tutti quelli lì che facciano la vita che abbiamo fatto vero? Noi. Ecco, io glielo auguro. Sì, caro. Oddio. Cosa vuoi fare? Tu? Facciamo il giro sul canotto. Ma che, guarda che se ti fai male io non so guidare il cane. Vabbè, oh. Rimani qui una settimana. Ragazzi, non ne abbiamo parlato, ma esiste anche la pittima, come diceva la nonna Rosetta, pittima che vuol dire indigestione, sì. Da biscotti di vino giudicante. Ne ho mangiato talmente tanti a quest'ora che adesso non mi hai battuto. Io ne ho mangiati tra un po' gli occhi diventano due. Io ne ho mangiati 2,5 ieri sera e sono stato. Guarda Grillo come corre! E stamattina 2,5. Piume sangro. Perché avevo quelle scarpe. Biletta Barrea. Come si chiamano? Le Crocs. 7 agosto 2021. Il sangro, brutta compagnia che ci abbiamo, guarda. Che puttana. Una bella portata, eh? Sì. Sto commentando. Nicoletta, saluta. Senti, che mi spalla, che brutta compagnia che abbiamo, cioè, ma chi è? Chi osa? Io. Con l'occhio indiscreto lì. Ah, è vero, hai ragione. Ma poi ce li guarderanno così. Non guardare avanti. No, dopo lo metto in vendita a 80 euro, scusa. Pesco Costanzo, visto panorama. Come si chiameranno gli abitanti di Pesco Costanzo? Pesco Costanzesi, mi verrebbe da dire. Sì, Pesco Costonzi non sarebbe bello. Anche perché è rischioso. Thank you.
gradini, mi ha detto che non sta più. Rocca Scaligna. E questo dovrebbe essere il Monte Amaro. Vedi la conca per l'acqua sì, che usava qui. Sì, passo. Perché Andrea contro, guarda il sala raccolta, guarda che bello. Ragazzi, andiamo perché abbiamo un appuntamento. Fa la raccolta del, dei tappi. Nicoletta. Dei tappi di birra, solo italiani. Allora ma abbiamo la deformazione, quando andiamo in un posto che vediamo... d'acqua che ha fatto sì che la roccia sottostante, essendo arenaria, si sgretolasse e con questo pezzo si portasse via tutto il peso della torre. Purtroppo quindi non sappiamo se questa mano ci sia o meno, o comunque riaffiora ancora, perché si dice anche che nonostante provassero a lavarla o diciamo a cancellarla via dalle mura, essa restava impressa su questo muro e che per di più riaffiorasse, risbucasse da questo muro come se non fosse niente ad ogni anniversario della morte di questo barone, che è il 29 settembre, pensate un po'. Comunque c'è da dire che per quanto può essere suggestiva o per di più anche macabra, è una leggenda
E c'è da dire anche che lo Ius Crimen Optis, almeno questo, ha attestato che è un falso storico. Non c'è mai stato, fortunatamente, anche perché sono stati fatti studi sopra libri di testo antichi e non è stato ritrovato niente a riguardo di questo diritto. Che diritto comunque non era, anche perché quello è più un sopruso. E possiamo dire che magari il barone ha fatto uso del suo potere sul popolo, che comunque non poteva fare niente a riguardo. Però c'è da dire che comunque, secondo la storia, lui era tra i più buoni che arrivarono qui a Rocca Scalinea, quindi affibbiargli questa cosa non so com'è. Esatto. Cioè, potete vedere che è il cortile. Originalmente il cortile era utilizzato come dormitorio e come stalla per gli animali. E infatti la scalinata che avete percorso, il problema, il fatto per cui è così difficile da salire è perché non è stata studiata per noi. È la scalinata originale ed è chiamata mulattiera, già dal nome si intende bene che cosa appunto, che proprietà avesse, cioè quella proprio di facilitare la salita degli animali da sola, che era il motore portante di tutta la struttura, anche perché senza di loro i soldati che magari dovevano restare qui per mesi a causa appunto di invasioni o assedi, cosa succedeva? Che gli animali portavano gli approvvigionamenti per farli sopravvivere, senza di loro appunto immaginate di fare quella scalinata per portare ogni volta qualcosa da mangiare sopra, sarebbe stato impossibile. E appunto andando avanti poi, vi ho detto, della torre che sorgeva lì, della scalinata del cortile, arriviamo alla prima torre che andrete a visitare, che è proprio questa, ed è chiamata Torre del Carcere, pianta semicircolare, costruita sempre da Alfonso Annecchino, come le mura esterne del castello, proprio per poter rendere la struttura maggiormente, diciamo, resistente, anche perché una torre di queste dimensioni e con questa forma era in grado di riuscire a parare meglio i colpi d'arma da fuoco. Ad esempio, un colpo di cannone veniva deviato, diciamo, subito e non veniva distrutta o intaccata la torre, in sostanza. Quindi questo era il funzionamento. Comunque, chiamata Torre del Carcere perché nei piani sottostanti sono state ritrovate delle cavigliere durante i lavori di restauro e appunto abbiamo adempito a questa stanza il ruolo di prigione. Purtroppo però vi devo dire che a causa Covid non è possibile visitarla perché c'è un'assenza totale di finestre ed è una stanza molto stretta e bassa. Quindi a causa Covid non possiamo garantire il ricircolo dell'aria, però è possibile guardare la stanza dall'alto, perché in questa zona in cui entrerete, oltre a trovare ovviamente una mostra di strumenti di tortura e di inquisizione e una riproduzione di un lanciafiamme bizantino, troverete delle botole sulla pavimentazione che vi permettono di guardare verso il basso e appunto guardare la stanza sottostante. Proseguendo poi dopo la torre del carcere arriverete al magazzino, che è quella stanza che trovate con il tetto obliquo, utilizzata inizialmente come ripostiglio per le armi dei soldati e poi trasformata in una sala banchetti. Pensate un po' che comunque le esigenze cambiano con il variare degli anni. E c'è da dire anche che inizialmente le cucine erano poste invece lì dove si trova la torre di Sentinella. Quella torre lì era adempita proprio al ruolo delle cucine, poi viene spostata e vengono messe all'interno del magazzino. Infatti sul fondo di questa stanza troverete un forno a legna sulla vostra destra che conteneva all'incirca 22 pagnotte di pane e un forno nella pavimentazione che fungeva da frigorifero all'epoca, anche perché quella è la stanza meno umida del castello, quindi conservava molto bene gli alimenti. Proseguendo troverete una scalinata che vi porterà verso un piano ligneo e che vi permetterà a quel punto di accedere direttamente alla chiesa, che è quella struttura che vedete proprio dietro con il rosone ovale. Per tutto il tragitto troverete inoltre una mostra fatta da un artista del luogo chiamato Pietro De Laurentiis, festeggiamo i 40 anni della sua nascita e in teoria doveva essere fatto l'anno scorso, ma lo mostriamo oggi per ovvi motivi. Quindi qualità che sta nella pavimentazione. Il fatto è che appunto dall'entrata, quindi dai tre scalini in poi, notate questa risalita che ci può dare proprio una simbologia religiosa, tra cui proprio un'ascesa, una salita verso il Dio, però ha una duplice funzione, cioè quella proprio di raccogliere l'acqua piovana che si infiltra all'interno della struttura e farla rifluire fuori. Originalmente veniva anche portata una cisterna che trovate proprio dietro questo muretto e che all'inizio era totalmente collegata a tutte le mura del castello e alle tettoie. La cosa particolare è che comunque erano riusciti a studiare un modo in grado di poter preservare la chiesa appunto dal crollo, da un probabile crollo, anche perché vi ho detto che quella torre è crollata per via proprio di un'infiltrazione d'acqua a causa appunto del terreno. Immaginate che quella chiesa è stata fondata proprio su questa roccia, quindi un'infiltrazione d'acqua di troppo avrebbe potuto far
su se stessa. Facendo così sono riusciti a preservarla fino ad oggi. Proseguendo e poi trovandovi quindi la chiesa alle vostre spalle, avrete sulla sinistra una scalinata che vi porterà verso l'alto, sulla torre appunto ricostruita dai pezzi di risulta di cui vi parlavo. Questa torre ha la particolarità dell'essere l'unica pianta quadrangolare in tutta la struttura, anche perché Alfonso Annecchino, lo stesso che fece costruire queste torri e fece ricostruire quella, preferì preservare proprio la forma originale, solo che dovette riadattarla con i materiali che ovviamente aveva, quindi dovette farla di dimensioni inferiori e diciamo leggermente storta. Diciamo che lo notate questa cosa dalla chiave di volta che si trova nell'arco, prima di entrare nella torre, che è leggermente decentrata ed è verso destra. Vista comunque la torre di vedetta, troverete proprio di fronte a voi una balconata che si affaccia direttamente sul borgo di Rocca Scaligna, per poi arrivare appunto giù dalla scalinata e raggiungere la torre di Sentinella, di cui vi parlavo anche precedentemente. Appunto già il nome poi ci fa capire a cosa fosse stata, diciamo, come dirlo, destinata. Esatto, grazie, a cui fosse destinata. Immaginate proprio di trovarvi lì sopra e avete una visione completa proprio di tutta la rampa su cui salire e di dove si trova l'attuale biglietteria, quindi non bastava niente, diciamo, a chi si trovava lì ad avvisare i soldati che si trovavano qui nel cortile. Come ultima tappa appunto poi raggiungerete il balconcino dell'amore o torre dell'amore, senza chiamarlo torre dello Ius Primae Noctis o balconcino dello Ius Primae Noctis, diciamo che gli diamo un nome un pochino più carino, anche perché sopra l'arco è presente questo cuoricino con la punta lì in su inciso nella chiave di volta, quindi diciamo che lo rimandiamo a quello. Ad ogni modo vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro una buona visita. Grazie. Mi dispiace essere stata anche abbastanza breve o avervi dato pochi accenni. Comunque per qualsiasi domanda trovate me e i miei colleghi, quindi a fine turno se volete ci trovate qui. Vi auguro una buona visita, potete partire da questa torre. Faccio una domanda sola, Alfonso era uno spagnolo? No, erano tutti quanti di origine napoletana, quindi sia da Alfonso che ad arrivare ai Crocenanni. Grazie. Ma si può salire perché ha detto che deve trovare gli impianti di legno. Oh, andiamo a vedere. Senti. A 100 anni della sua nascita, causa Covid, la mostra l'abbiamo allestita. A 100 anni? Abbiamo voluto mangiarlo, quindi questa mostra è in ordine comodo. Prende un viaggio proprio delle emozioni, la prima stanza della mostra per magazzini. Sono qui Luisa, eh? Mi sono messo un po' l'ombra. Ginepro Cuccolone. Ma perché? Scusate, la tua, eh? Adesso mi siedo a leggere io. Siamo nel torrione di Rocca Scaligna. Gli abiti da sposa. Ah sì, sono belli. Ringhio. E poi c'è un'altra ragazza. No. Io neanche ma io per niente. Io non aggressi. Ma io forse sarà quella. Trovo qualcosa da mangiare al fresco. Entro, non gli chiedo cosa avete da mangiare. Dico, avete l'aria condizionata? Poi siamo anche l'aria condizionata, prendiamo. L'8 di agosto? No, è che pensavo nella mia mente, perché mi stai riprendendo mentre io parlo? Sono le ultime cose. Le ultime che non voglio mica morire. Io vorrei parlare senza lasciare posto. Fabrizio qua. Posso prendere uno di questi qua? Sì? Se ti servono dei piatti, no, io c'ho quelli che abbiamo. Ce n'è. C'era sono un po'. Già di sopra e quindi abbiamo la sera. E quindi fai presto, insomma.
diciamo, risparmiare dell'olio. Non importa che... Io però ne uso anche di sì. Io lo adoro a crudo, esatto, lo metto anche nel cappuccino. Io prima, quando arriva sera. E chi è? Steve Rives. Più che altro è bello da vedere. Sì, meraviglioso. Pensa il lavoro che ci è voluto questo per farlo. Sì. Ah. Questi cosa si prendono in affitto o sono di proprietà privata? No, questo è comunale. C'è un'associazione che lo gestisce tutto, sia la manutenzione ordinaria, quella straordinaria chiaramente è a carico del comune. E ci sono i soci, si paga una tessera annuale di 50 euro e poi niente, ogni volta ad esempio io l'ho affittato oggi come socio, pago 10 euro come socio e 2 euro in più per ogni persona che porto. Quindi questi soldi servono per riparare le reti, per mettere a posto, certo, riverniciare, certo. Cioè, la manutenzione ordinaria, quella. E come soci partecipate anche a fare i lavori e queste cose qua? Volendo tipo, sì. Chi ha tempo sì. Non è obbligatorio. Tutto risparmio. Sì. Bella comunque, bene, bene pubblico. Sì, sì. Questo è uno dei pochi che. Gli altri sono stati adibiti al ristorante, no? Mentre il comune a suo tempo ha fatto una scelta diversa e un trabocco, diciamo, aperto un po' alle varie situazioni, ci fanno anche presentazioni di libri, ci fanno sì, è un culturale didattico. Vengono, che ne so, le colonie, vengono le scuole e quindi c'è il direttivo che riceve queste persone il giovedì. La domenica invece, la domenica mattina il direttivo fa le dimostrazioni di pesca, per i nuovi soci insegna come utilizzare la rete per pescare. Cioè. Si prende qualcosa ancora? Poca roba, però qualcosina sì, ma non è quello lo scopo. Certo, sì, ma lo scopo è mantenere in piedi una tradizione. Sì, esatto. Poi se uno pesca qualcosa è ben per lui, però non si affitta per quel motivo. È più che altro stare qua, come noi stamattina, di famiglia. Perché noi in Romagna ci sono tante di, non so proprio più pronto, ma di reti così sì. Sul mare, ma vedo che non tira su niente, proprio niente, ogni tanto mi fermo a guardare, le bilance, no? Ah sì. Le bilancioni. Anche su un po' lungo il canale però. C'è la pastorella a casa, ma come male, ma come siete però? Mangiandola! Diciamo che lascia bisogna brazza. Occultare quelli che sono. State male anche le amanti. Ma siamo la moglie. A parte hanno l'acqua, hanno l'acqua. Magari bisogna nascondere il corpo del reato. Di notte effettivamente qualcosa in più si pesca, qualcuno magari sì, sì. Perché tranquillo, meno. Di notte si sta belli freschi però, che sì, bello. Sì. Qui dormi a questo. Quanti metri qui? Ma qua saranno 2 metri poco più. 2 metri? Sì, poco. 2 metri e mezzo. Bassissima. Sì. Scusi, punta d'erce quella laggiù in fondo. Vicino al faro, vedi quel faro, quel sì. Porto che insomma quella struttura che va all'interno del mare. E il faro, quello c'è il faro, e punta d'erce è leggermente prima del faro. Ah, prima? Sì. Sì, però si va lì e poi c'è una strada che porta proprio a questa. Io mi fermo qui.